Benvenuti, signori, alle nozze di Cana, alla cappella delle nozze di Cana. Dopo tre giorni vi fu uno sposalizio a Cana, in Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù, con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano lì sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». Le riempirono fino all'orlo. Gesù disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi ne portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua tramutata in vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano bene i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono per principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai tenuto fino ad ora il vino buono». Iniziò così Gesù con i suoi miracoli in Cana di Galilea. Mostrò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo l'intermezzo potrete visitare la cappella. Ma signori, ma di grazia, ma non vorrete restare lì imbambolati mentre noi qui si festeggia? Accomodatevi alla nostra tavola finché trovate posto, e gli ultimi stiano alle loro spalle. E fatelo in fretta, perché noi dobbiamo continuare a festeggiare. E non esitate a servirvi, perché il giorno delle nozze è un giorno di festa. Cresceremo da bene per tutti questi nostri nuovi amici. Che aspettiamo? Certo! Vieni qua, prego, benvenuti. Grazie. Prego. Poi? Ragazzi, acqua acqua. Un cin cin per i nuovi ospiti. Sì! Un cin cin per gli sposi. Sì! E che nessuno mostri mestizie in questo momento e luogo. Bravo! Un convito di nozze va vissuto nella gioia, nella bellezza, ma nell'amore degli sposi e dei convitati. Bravo! Le nozze rappresentano la celebrazione della bellezza, della gioia suprema, dell'amore, che rendono re e regina ogni sposo ed ogni sposa. Bravo! In realtà, signori, questa è la sublimazione di un banchetto nuziale. Dove due giovani sposi, simboli di bellezza, curiosità, coraggio, sfrontatezza, mancanza di pregiudizi, di ipocrisia, si ritrovano catapultati in una festa di matrimonio solidale. E non
dimenticatevi di noi! Ci basta poco! Intergenerazionale! Oh? 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 Interrazziale! Vabbè, Anana! Ergono! Eccomi! Sun chi? Here I am! E sono qua! Anch'io! Chi lu? Hi-ha! Inoke! Je suis ici! Presente! Anch'io! Eccomi! Alechi! Eccomi! Con piacere! Eccomi! Eccomi! Michu! Ci sono! Oh, aspettate, aspettate, riaccomodatevi! Giulia ed io siamo stati al gioco! Cosa c'è di meglio che prendere parte a una festa di matrimonio da protagonisti? Non c'è festa migliore in qualsiasi parte del mondo o epoca in cui vi troviate. Ed allora ci è piaciuto. E ci siamo immedesimati a tal punto che... Non è vero, mia dolce compagna? Se l'emozione non mi tradisce, vi dimostrerò che è vero. Dimostralo, Giulia! Dai! Silenzio! E lasciamola parlare! Mi rivolgerò ora al mio sposo, col groppo in gola e con il vostro consenso. Se tu ami quanto io amo, allora in ogni momento dal tuo cuore un pensiero si diparte e con le ali del desiderio vola sino a raggiungere in linea retta un mio pensiero così simile al tuo che non possiamo sapere se vada o venga da entrambi finché non abbiamo definito a chi di noi due quel pensiero era dovuto. Sei grande! Ora tocca a te, dai, ti aspetto! Picchia, non è facile tenere testa con tanto profondo sentimento, ma ci proverò. Giulia, io temo di raccontare quanto t'amo. Ho paura che, udito il mio racconto, la lieve brezza tra i cespugli d'un tratto sulla terra si abbatta come un uragano. Temo di raccontare quanto t'amo. Paura che, udito il mio racconto, le stelle si fissino in mezzo all'oscuro cielo e una notte senza fine prenda incombere. Temo di raccontare quanto t'amo, ho paura che, udito il mio racconto, il mio cuore si sgomenti della follia d'amore e si spezzi, angosciato e felice. Signori, tocca a noi ora, stupefatti dalla piega presa. Benedire questo momento. Avanti, chi vuole cominciare? Il matrimonio è e sarà sempre un viaggio di conoscenza che ogni uomo può percorrere. E là là! Ben detto, buon uomo! Tieni! Grazie! Comprati qualcosa da bere! E a prendere e apprezzare con le parole e dire grazie con sentimento. Vero. No, nessuno che vuole dire qualcos'altro? Possa il sole illuminare i vostri visi e la pioggia scendere lieve sui vostri campi. Possa il vento sospingervi dolcemente. Possa il mare lambire le vostre terre e il cielo coprirvi di benedizioni. Possa Dio tenervi sul palmo della sua mano fino al vostro prossimo incontro. Possa la sua leggerezza largamente benedirvi. Ma ricordatevi che la felicità nel matrimonio non è qualcosa che semplicemente accade. Un buon matrimonio deve essere creato. Giusto! In un matrimonio le piccole cose sono le cose più grandi. E non si è mai troppo vecchi per camminare mano nella mano. È ricordarsi di dire ti amo almeno una volta al giorno. E non andare mai a dormire arrabbiati. E mai darsi per scontati null'altro, perché le attenzioni non finiscono con la luna di miele, ma continuano giorno dopo giorno negli anni. E avere in comune obiettivi e valori. E anche stare in piedi insieme davanti al mondo. E fare le cose l'uno per l'altro. Non per dovere o sacrificio, ma con spirito di gioia autentica. Non è alla ricerca della perfezione nell'altro. E coltivare consapevolezza, comprensione e anche pazienza. Pazienza, ma con ironia. E avere la capacità di perdonare e dimenticare e creare un ambiente in cui ciascuno può crescere. E trovare lo spazio per le cose dello spirito e della ricerca del bene e del bello. E stabilire un rapporto dove l'indipendenza e la dipendenza e l'obbligo sono alla pari. Non è solo sposare la persona giusta, è essere la persona giusta. È scoprire ciò che il matrimonio può essere, nel meglio. Ricordatevi, da questo giorno in avanti non camminerete mai più da soli.
Il vostro cuore sarà rifugio l'uno dell'altro. E le vostre braccia saranno la vostra casa. Ambea, anana. Studiendo gommi. Cosa ha detto? Fermi! Ma non abbiamo neanche un dolce da offrire a questi nostri nuovi amici. E nemmeno un Gesù che trasformi il pane in torte. No, aspetta, zia. E risiedetevi voi altri. Me ne voglia il Dio, ma forse può venirci incontro la magia. Sì, che intendi fare? Trasferirci tutti quanti in pasticceria con un colpo di bacchetta? Molto meglio, state a guardare. Dai, andiamo. Vogliamo proprio vedere. Il gruppo di Guitti vi ha fatto credere di essere stati invitati a un banchetto di nozze. Io andavo su. Bene, se avete minimamente gradito ciò che avete udito e visto, mostrate la vostra generosità ponendo un ovolo nel cappello dei nostri due mendicanti dopo aver visitato la cappella e sulla via del vostro ritorno. Grazie.